Le politiche sociali danno migliori risultati quando le forze in campo riescono a fare rete per risolvere i problemi e migliorare la qualità della vita dei cittadini. È un approccio che ha contraddistinto l'attività della provincia di Torino e che prosegue nell'attività della città metropolitana. Silvia Cossu, consigliera metropolitana delegata ai diritti sociali e parità, al welfare e ai rapporti con il territorio, ha iniziato un tour per incontrare amministratori locali e tutte le realtà coinvolte in materia di politiche sociali e di parità. A Gassino Torinese, nella sala consiliare del Comune, la consigliera ha presentato le attività della città metropolitana e si è confrontata con i rappresentanti dei comuni delle zone omogenee 10 Chivassese e 11 Chierese Carmagnolese. Fra i temi trattati, i servizi offerti dall'Ufficio Provinciale di Pubblica Tutela. La consigliera Cossu ha anche illustrato le attività a sostegno delle donne vittime di violenza, in particolare quelle rivolte ad aiutare i cosiddetti maltrattanti, coloro che si sono resi responsabili di atti violenti, che devono iniziare un percorso di presa di coscienza delle proprie responsabilità e cambiamento degli atteggiamenti e dei comportamenti quotidiani. L'idea di questo, chiamiamolo tour delle aree omogenee, è per far conoscere le attività della città metropolitana, che la città metropolitana porta avanti da anni sui temi sociali, e in più appunto raccogliere proprio le istanze dei territori e creare una rete perché ci sia un confronto continuo con tutti i territori della città metropolitana. Oltretutto abbiamo messo in campo diverse azioni, e in queste due aree omogenee che incontriamo oggi sono presenti dei comuni che stanno già collaborando con città metropolitana, ad esempio sullo sportello pubbliche tutele. Chiediamo alla città metropolitana un raccordo, una risposta rispetto a quelle che sono le difficoltà degli amministratori, ma soprattutto degli amministratori di zone come il Chivassese, e penso si possa accomunare a noi anche il Chierese, che fanno parte della città metropolitana ma sono, come dire, al confine. Quindi città metropolitana ha delle problematiche che cerca di risolvere, ma noi come amministratori locali di piccoli comuni o di comuni di frontiera abbiamo tutta una serie di disagi che dobbiamo affrontare ogni giorno in prima persona. C'è forse una tradizione di politiche sociali della vecchia provincia da riprendere? Sì, era un tratto caratteristico della provincia di Torino, che penso che al di là che nei compiti della città metropolitana è meno sottolineato l'aspetto delle politiche sociali, però c'era un investimento nella formazione del personale che quindi poteva dare una specie di coordinamento attraverso le competenze che si potevano migliorare sia degli operatori che degli amministratori. Io penso che questo è un ruolo di aggregazione che una città metropolitana potrebbe fare, anche se non ha competenze gestionali dirette.